Vi parlerò oggi del Dia de Muertos. Potrebbe sembrare una nazione un po' strana in Italia parlare di una festa che già dal titolo ci ricorda sicuramente altri paesi, altre culture, però ci permette di fare alcune riflessioni secondo me molto importanti. Innanzitutto ci permette un confronto interculturale, perché in questa festa c'è l'incontro fra culture differenti, quella preispanica, aztechi e toltechi ed europea. È una lezione interdisciplinare perché mette insieme religione, ovviamente l'arte, vedremo un quadro di un pittore messicano, geografia e storia. Interreligioso perché ovviamente c'è un confronto fra religioni diverse, quelle preispaniche, native e il cristianesimo che è arrivato con la conquista. È anche un esempio di inculturazione. L'inculturazione, ricordiamo, è quel processo di incarnazione del messaggio del Vangelo nelle varie culture nelle quali viene annunciato. In altri termini, lo stesso messaggio del Vangelo viene espresso e vissuto secondo sensibilità culturali diverse dei vari popoli. Allora, vediamo in questa festa come si combinano tutte queste idee. Allora, innanzitutto dove si festeggia? Beh, nella grafica ci viene subito chiarito, si festeggia nelle Americhe. Anche una festa che è nata in Messico, ma è celebrata con varianti ovviamente in tutta l'America Latina. E vista la presenza degli immigrati ispanici anche negli Stati Uniti. E per esempio, una testimonianza di questo può essere un film che ha avuto un grandissimo successo come Coco. Alcune caratteristiche di questa festa, anche se già in alcune immagini che vi ho presentato, alcuni elementi li possiamo vedere. Già anche dalla foto precedente poteva sembrare un Halloween, no? Eppure abbiamo un tema comune che è quello della morte. Entrambe le feste, Halloween e Dia de Muertos, sono entrambe basate sull'idea che gli spiriti ritornino in quel periodo dell'anno, ma dal punto di vista del significato le due feste sono completamente differenti. Dia de Muertos, gli spiriti sono accolti con gioia, sono i membri della famiglia che tornano in mezzo ai vivi una volta all'anno, il 2 di novembre. In Halloween, gli spiriti sono malevoli, i bambini sono camuffati, non per festa, ma in modo da non essere riconosciuti e in qualche modo danneggiati. Nel Dia de Muertos i festeggiamenti si svolgono per 2 giorni, è un'esplosione di colori, di gioia di vivere. In tutto il Messico si festeggia indossando costumi variopinti, si tengono feste e danze, si porgono offerte ai propri cari defunti. Halloween è quindi invece una notte oscura di terrore e di malizia. Quando io ero ragazzo, Halloween non era ancora festeggiato in Italia, praticamente non si conosceva, solo attraverso alcuni film horror, ed era ovviamente il terrore, la paura che faceva da sfondo, ma anche da collante a tutta la festa. Non è del tutto di origine messicana, perché? Spieghiamo bene questo termine. Ha origini antiche, cioè nella Mesoamerica, con gli Aztechi, i Toltechi e altre antiche culture precolombiane. Infatti, per queste culture preispaniche, la morte era una fase naturale nel lungo continuum della vita. Per gli Aztechi la morte non era la fine della vita, ma semplicemente una trasformazione. Credevano che le persone morte sarebbero diventate colibrì, è un piccolo uccellino straordinariamente bello, molto piccolo, velocissimo tra l'altro, per volare accompagnando il sole, quando gli dèi decisero che avevano raggiunto un certo grado di perfezione. I morti sono considerati ancora membri della comunità, tenuti in vita nella memoria e nello spirito, e che durante il Dia de Muertos ritornavano sulla terra. Questo era il retroterra, ciò che ci stava dietro, no? Nelle culture preispaniche, però a un certo punto arrivano gli europei. E allora poi qui c'è stato un incontro che ovviamente ha preso molto da quello che c'era già, cioè si è inserito su un terreno, diciamo, fertile. Il giorno dei morti ebbe origine in Europa nel IX secolo e fu introdotto in America Latina dai conquistador spagnoli. E dunque questa festa, come ho appena detto, si fuse perfettamente con l'antica concezione della morte che già avevano nella cultura azteca. Una cosa interessante, probabilmente non tutti sanno che questa festa è un patrimonio dell'UNESCO.
E grazie agli sforzi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite UNESCO per l'educazione, la scienza e la cultura, il termine patrimonio culturale non si limita semplicemente ai monumenti. Quando noi pensiamo al patrimonio dell'UNESCO, pensiamo solo alle Dolomiti, pensiamo al Colosseo, pensiamo a edifici, no? A qualcosa di strutturato. Invece è un patrimonio culturale, ma anche espressione di viventi tradizioni culturali tramandate di generazione in generazione. È nel 2008 che l'UNESCO ha riconosciuto l'importanza di questa festa, il Dia de Muertos, aggiungendo la festività alla sua lista di patrimonio culturale immateriale dell'umanità. E questa è la motivazione. Secondo l'UNESCO, questa festa è una delle rappresentazioni più rilevanti del patrimonio vivente del Messico e del mondo. È interessante, non solo del Messico. È come una delle più antiche e forti espressioni culturali tra i gruppi indigeni del paese, e sottolinea, sempre l'UNESCO, è un incontro annuale tra le persone che lo celebrano e i loro antenati. Svolge una funzione sociale che richiama il posto del singolo all'interno del gruppo e contribuisce all'affermazione dell'identità. Dunque, una festa che è patrimonio immateriale dell'umanità. E per queste motivazioni. Quali sono gli elementi tradizionali di questa festa? Cioè, se io vado in Messico, quali sono gli elementi che caratterizzano questa festa? Dalle immagini già un po' le abbiamo viste, ma li prendiamo un po' in esame nel dettaglio. Allora, innanzitutto c'è l'offrenda, che ho messo tra parentesi altare, anche se il termine altare ci può portare fuori strada. Viene allestito, è il centro innanzitutto della celebrazione. Viene allestito non solo nelle case private, ma poi vedremo un'altra foto, lo vedrete, nei cimiteri, ma anche nelle piazze. È una porta tra la vita e la morte. E non si tratta di altari per adorare, come noi siamo abituati a pensare, a vedere, a ritenere l'altare, ma rappresentano appunto questa porta. Hanno lo scopo di accogliere gli spiriti nel regno dei vivi. Appunto, offrenda, sono carichi di offerte. Innanzitutto la foto di famiglia, una candela per ogni parente morto, del cibo, perché quando arriva un ospite tu gli offri il cibo, l'acqua per dissetarsi dopo il lungo viaggio. E ci sono anche tanti elementi decorativi. Abbiamo detto che è una festa, è un'esplosione di colori, di gioia, di allegria, per cui quali sono gli elementi decorativi che rendono gioiosa questa festa? Innanzitutto il papado picado. E si tratta di fogli di carta traforati o ritagliati, a forma di scheletro, e rappresenta il vento e la fragilità della vita, ma il suo doppio colore, generalmente giallo o viola, sta a indicare anche la dualità della vita e della morte. E per cui per le strade troviamo questi, chi ha visto il film Coco sicuramente ha presente queste decorazioni che si trovavano nella cittadina in cui viveva Miguel, insomma. Altri elementi decorativi sono i semi che rappresentano la terra, le candele, abbiamo già visto il fuoco, poi abbiamo il fumo dell'incenso ricavato dalla resina degli alberi e trasmette le preghiere e purifica l'aria intorno all'altare. Poi abbiamo degli oggetti, altri oggetti collocati sull'altare, teschi di zucchero, pan de muertos, un pane speciale dolci, come anche per esempio in Sicilia, nella tradizione siciliana abbiamo questi dolci tipici del giorno dei morti, no? E poi il Campasucille, che sono le calendule, cioè i fiori che fioriscono proprio in questo periodo dell'anno, fiori molto, molto belli, molto colorati. E in alcuni villaggi i petali di calendula vengono posati per terra per creare un sentiero dal luogo di sepoltura, cioè dal cimitero all'altare, in modo da guidare le anime verso la loro casa. Anche qui faccio riferimento al film Coco, perché nel film Coco si vedono appunto questi petali di calendula che formano sia il ponte, no? Che congiungeva l'aldilà con la terra e che viene attraversato da Miguel e da tutti gli altri morti che tornavano una volta all'anno a far visita ai parenti, cioè le anime verso la loro casa, ma anche dal cimitero verso le case private. Abbiamo visto il teschio, l'abbiamo visto come dolce, l'abbiamo visto nei papado picado, cioè quelli, gli elementi decorativi in carta traforata,
È la parola spagnola per dire teschio, ma nella cultura messicana ha un significato molto più profondo, cioè non descrive semplicemente un elemento, teschio. Sono ricorrenti nei disegni e nelle incisioni delle rovine preispaniche, degli Aztechi e dei Maya. Anche qui, ancora una volta, un collegamento con la cultura preispanica. Ci ricordano di celebrare la nostra vita e la nostra mortalità, di guardare al passato e al futuro, ma rimanendo nel presente. La vita è sacra e la morte è un rito di passaggio. I calaveras dolci vengono posti anche come offerta sull'altare dei defunti. E allora, dal teschio a un elemento caratteristico di questa festa, che è la calavera Catrina. La prima apparizione della Signora della Morte, ovvero dell'immagine onnipresente del Dia de Muertos, si risale anche qui alla cultura preispanica, a questa cultura azteca. Era la regina degli inferi, la quale aveva il ruolo di proteggere le ossa dei morti. E questa è la cultura preispanica. Però è grazie a un vignettista, José Guadalupe Posada, che l'ha resa celebre e famosa in una acquaforte, cioè che è un tipo, una tecnica particolare di incisione, è appunto la Calavera Catrina intorno al 1910-1913, che originariamente era conosciuta anche come Calavera Garbansera, di cui poi dirò qualcosa su questo tempo. Eccola qua. Eccola qua, questa era l'incisione di questo signore, di questo vignettista Posada. Era vestita di abiti francesi ed è stata pensata, voluta e dunque realizzata, creata come un'immagine satirica. Perché? Perché attraverso questa incisione l'artista puntava a deridere i messicani indigeni, che cercavano di emulare la raffinatezza dello stile europeo. Infatti abbiamo detto vestita con abiti francesi, l'eleganza esibita, no? E una frase, una citazione comunemente attribuita a Posada è Todos somos calaveras, cioè siamo tutti scheletri. Cosa vuol dire? Non è solamente un dato di fatto, che fondamentalmente siamo fatti anche di scheletro, no? Non è una definizione biologica, ma sotto tutte le trappole, sotto tutte le maschere create dall'uomo, siamo tutti uguali. È un invito ad andare oltre le apparenze e a essere se stessi. Anche qui faccio notare l'immagine di questi bellissimi petali, fiori di calendula e questa offrenda realizzata, come vedete, in un cimitero. Una prospettiva cristiana. Allora, colleghiamo subito quest'idea con la festa che abbiamo visto avere molti elementi della cultura preispanica. E quando i missionari spagnoli arrivano in Messico, approfittarono di queste usanze, come abbiamo parlato prima, questi collegamenti con le culture azteche, Maya, per iniziare il compito di evangelizzazione attraverso la preghiera per i morti e ovviamente in quello che è stato un processo di inculturazione, cioè innestare il messaggio evangelico, il messaggio cristiano è una cultura altra e non quella di partenza che è la cultura europea. La celebrazione di tutti i santi, come la conosciamo, è stata istituita da Papa Urbano IV nel XIII secolo. Da allora i cattolici dedicano il giorno di ogni santi, il 1 novembre, a quei santi le cui feste non sono state celebrate durante l'anno e a coloro che non hanno un giorno per essere venerato. Oltre alla festa dei santi, i cristiani hanno una giornata dedicata alla preghiera per i morti. I cattolici dedicano il 2 novembre, mentre i protestanti o tutta la galassia evangelica è l'ultima domenica dell'anno ecclesiastico, ovvero la domenica che precede la prima domenica di Avvento, che per i cattolici invece è la festa di Cristo Re. Ancora una prospettiva cristiana, e qui mi avvalgo della una riflessione di Enzo Bianchi. Questa memoria dei morti è per i cristiani una grande celebrazione della resurrezione, cioè quello che è stato confessato, creduto e cantato nella celebrazione delle singole esequie viene riproposto in questa festa in un unico giorno per tutti i morti. La morte è un passaggio, e la parola passaggio dovrebbe essere un linguaggio abbastanza sentito, no? Usuale per un cristiano, cioè è una Pasqua. Passaggio, è un esodo da questo mondo al Padre, a Dio Padre.
Per i credenti la morte non è più un enigma, ma un mistero, perché è scritta una volta per tutte nella morte di Cristo. Dunque non qualcosa che noi non possiamo comprendere assolutamente, ma è qualcosa che ci viene e acquista un significato nuovo attraverso quella che è la morte di Gesù. Ed è in questa consapevolezza, in questa visione che deriva dalla sola fede, che la morte finisce per apparire sorella. E qui ovviamente il riferimento a quello che ci parlava San Francesco, che in realtà parlava di due morti, comunque nostra sorella corporale, per trasfigurarsi un atto in cui si riconsegna a Dio, per amore e nella libertà, quello che lui stesso ci ha donato, cioè la vita e la comunione. E cito due testi brevissimi, uno dell'Antico Testamento, Sapienza, capitolo 3, dal versetto 2 al versetto 3. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Il Nuovo Testamento invece ci ricorda con Giovanni, al capitolo 11, dal versetto 25 al versetto 26, e Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? E questo è appunto il significato cristiano della morte. La morte, come dicevo prima, in Gesù Cristo, che ci dona la vita, che ci dona una vita nuova. Un altro accenno interculturale, un'altra interreligioso, con Lao Tse, dunque con una riflessione religiosa che appartiene all'Asia, quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. Dunque, vedere la fine come una prospettiva che in un senso più ampio, no? E qui termino con un confronto tra religione e arte. Probabilmente è un quadro che non è molto conosciuto in Italia, però secondo me è bello riuscire a pensare che ci sono delle tradizioni, delle culture diverse dalla nostra, che hanno realizzato delle cose bellissime e che magari noi a volte non le conosciamo. Innanzitutto è meglio conoscerle, poi magari mi può piacere o mi può piacere, ma ricordarci che non esistiamo solo noi. Diego Rivera, sogno di una tarde domenicale in Alameda Centrale. Sogno di una domenica pomeriggio nell'Alameda Centrale. Eccolo qua, è solo un particolare in realtà, perché il quadro, il murales, è molto più ampio. Mi sono concentrato soltanto sulla parte centrale. Beh, già vedendo il quadro, penso che susciti in ognuno di noi delle sensazioni e delle emozioni diverse, e probabilmente abbiamo già riconosciuto anche dei personaggi che sono stati presentati precedentemente oppure che già conoscevamo e che sono molto noti. Vediamoli in esame nel dettaglio. Beh, sicuramente il personaggio che molti di voi avranno riconosciuto era Frida Kahlo, e Frida Kahlo col suo rebozo, cioè lo scialle amaranto, ed è ritratta nella stessa identica posa in cui l'aveva colto il fotografo Murray, ma con una differenza significativa. Guardate qui, ho messo a confronto il quadro con la foto da cui si è ispirato per realizzare il quadro. La donna stringe nella mano sinistra il simbolo dello Yin e dello Yang, prima ho fatto riferimento alla Lao Tse, a dichiarare la concezione dualistica della vita che era propria della pittrice. E invece vediamo che nella fotografia ha le mani conserte. L'altro personaggio, probabilmente tutti avete riconosciuto, certamente in primo piano, è al centro del quadro, è la calavera Katrina, la nubildonna scheletrita con il suo sfarzoso copricapo, che abbiamo detto che ricorda la nobiltà e l'eleganza francese. Rivera la dipinge con indosso un altro abbellimento, una stola di piume, che riproduce le fattezze del serpente Quetzalcoatl. Un altro simbolo di dualità, ma questa volta proveniente dalla cultura preispanica e che appartiene anche alle divinità più importanti del pantheon azteco. Per cui la calavera Catrina, ma ha aggiunto un elemento che proveniva dalla cultura preispanica. Beh,
Questo in basso è il pittore Diego Rivera, che rappresenta se stesso da giovane e, come vedete, tiene per mano la calavera Catrina, che è la regina, di questa festa. Mentre alla nostra destra, alla sinistra, la calavera Catrina, è il fumettista messicano José Guadalupe Posada, quello di cui abbiamo parlato, che creò il personaggio del teschio Catrina, cioè quella famosa incisione acquaforte. Che però originariamente si chiamava la calavera garbanzera. Questo termine trae le sue origini dai venditori di ceci, che pur essendo poveri volevano apparire ricchi e nascondere le loro radici indigene, assumendo uno stile di vita europeo elegante. Dicevamo prima appunto che era l'invito a essere se stessi al di là di tutte le apparenze di cui ci vogliamo coprire per mascherarci. E con questo vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.